Caro Luca, amen, Signore benedica anche le nostre piccole. Amen. Oh Signore, ti ringrazio perché c'è ancora qui, ancora Signore, ti fanno il tuo cospetto, Signore. Amen. Ancora Signore, ti chiedo di benedire tutti i fratelli di qui, Signore. E ancora Signore, tutti i fratelli spassi per il mondo, Signore. Ancora Signore, ti ringrazio per la vita che tu ci doni, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di perdonarci per ogni peccato che noi commettiamo, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di guarire ogni nostra enfermità, Signore. E metto davanti a te tutti i nostri problemi, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di darci più fede, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di continuare ad aiutarci e proteggerci, Signore. Ancora aiutarci a superare ogni prova, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di benedire questa domenica, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di benedire questa predicazione, Signore, che potrà essere una grande predicazione, Signore. Ancora Signore, mettiamo ogni cosa nelle tue mani. Nel tuo santo nome di Gesù Cristo, amen. Il numero 371. Crede alle promesse che il Signor ci fa, verità che nulla mai fallire non può. Gloria alla Cristo che l'uomo amò. Crede alle promesse del Signore. Credo in Gesù mio Salvatore, io credo. La scorsa domenica la predicazione che ho preso Enzo si intitola Tre specie di credenti. Il passo è Giovanni capitolo 6 dal versetto 60-71. Molti discepoli dopo aver udito Gesù dissero
Questo parlare è duro. Da allora molti discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Le religioni organizzate non accettarono Gesù. Un gruppo lo seguiva, molti se ne andarono. 12 rimasero e in mezzo a loro c'era uno che lo tradì. L'uomo creato da Dio tornerà a Dio, gli elementi della terra torneranno alla terra. Lo spirito sed da Dio tornerà a Dio. Amen. Ogni credente genuino riconosce ciò che Dio fa nel suo tempo. Amen. Egli ha la rivelazione della parola manifesta. Egli si identifica con i profeti. Egli è un predestinato. Amen. Alleluia. Fratello Giorgio. Gesù disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Pietro rispose: Signore, da chi andremo noi? Tue parole di vita eterna. Amen. Amen. In Giovanni 6 Gesù disse: tra di voi ci sono alcuni che non credono, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Alleluia. Non ho scelto io i 12, eppure uno di voi è un diavolo. Ci sono tre tipi di credenti. Ci sono i credenti, i falsi credenti e gli increduli. I credenti sono quelli che credono nel messaggio e hanno fede in Gesù. Abbiamo tanti esempi di veri credenti nella Bibbia. Abbiamo Abramo, che ha creduto alla promessa del Signore per 25 anni, e Davide, che ha ucciso il leone e Golia perché aveva fede nel Signore. Alleluia. I falsi credenti rimangono nella chiesa, ma alla fine ricettano il messaggio. Invece gli increduli non credono nel Signore Gesù Cristo. La scorsa domenica abbiamo letto Giovanni 6 dal versetto 60 al 71. Cristo Gesù sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e perciò disse: vi sono alcuni tra di voi che non credono. E da quel momento molti dei suoi discepoli non andarono più in giro con lui, ed egli disse ai suoi 12 discepoli: non volete andarvene anche voi? Ma Pietro rispose: dove ce ne possiamo andare, se noi abbiamo creduto che tu sei il Cristo? Ed egli gli rispose: non ho scelto io voi 12, eppure uno di voi è il diavolo, poiché egli sapeva che Giuda lo avrebbe tradito. Al tempo di Gesù Cristo c'erano già i Sadducei e i Farisei, e quando Gesù Cristo cominciò a predicare, alcuni lo seguirono, altri dubitarono, ed altri ancora non credettero e cercarono dei difetti in lui e nella sua parola, perché ci sono tre tipi di credenti. I primi sono i credenti, il secondo sono i credenti falsi e i terzi sono gli increduli. Il primo gruppo è composto da coloro che credono nella verità di Gesù Cristo. Essi non hanno bisogno di essere intellettuali, ma gli basta la fede, e la fede viene dall'udire la parola di Dio. Pietro era un uomo semplice, non intellettuale, ma comunque fu scelto da Dio come profeta del suo tempo, e il suo messaggio si diffuse in tutta Israele. Il vero credente si distingue perché manifesta la parola di Dio e crede in essa. Bene, concludiamo con una preghiera. Padre, sì, Signore, ancora grazie per questa domenica, Signore. Ancora metto nelle tue mani, Signore, i fratelli che sono venuti, Signore. Ancora gli ammalati, Signore, e gli assenti, Signore. Ancora, Signore, grazie per la vita che ci doni, Signore. Ancora perdona ogni peccato che noi commettiamo, Signore. Ancora, Signore, aiutaci nei prossimi giorni, Signore, da ogni pericolo, Signore, che il diavolo mette, Signore. Ancora, Signore, benedici questa predicazione che porta oggi Enzo, Signore. Ancora, Signore, facci contentare, Signore, facci uscire con quella allegria, Signore. Ancora, Signore, aiutici ancora in ogni cosa, Signore. E ogni cosa diamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia, Signore. Il Signore ci benedica. Fate Amen. Voi. Il numero 453. Silvio, cosa vuoi fare tu? Pregare? Voglio cantare. Che canzone hai? Ama. Gesù ama tutti i bimbi. Siamo così. Possiamo
ascoltare. Qua, mettilo qua, senza... Vieni, amore. Lo conosci? Sì, ma è. Da questo là, passa da questo là. Ci siamo? Vediamo? Tutti vivi, tutti vivi, tutti lasciamo come canto finale questo di qua, ok? Avanti. Andiamo. Okay. Passato un buon settimana, un buon fine settimana, una settimana alla grande, amen. Eh? Gloria al Signore, alleluia. Bene, ci vogliamo alzare, vogliamo alzare la mano in favore di questa ragazza, amen, ancora questa mattina. Grazie Padre per questi giovani, Signore Dio, amen, che tu le possa benedire, amen, possa benedire la loro vita, Signore Dio, amen, il loro entrare e il loro uscire, Padre, possa che il tuo occhio sia sempre su di loro, Padre, amen, alleluia. Tieniti saldi nella fede in questo messaggio, Padre, rivelato per il nostro tempo, alleluia, amen. Vediamo anche ora... dedicarci a quello che è il messaggio di questa mattina, amen, e lo vogliamo mettere nelle mani del Signore. Grazie Padre ancora per questa mattina che ci hai dato di venire davanti al tuo trono, Signore Dio. Metto davanti a te me stesso, Padre, questi fratelli, Signore Dio, abbi misericordia di ognuno di noi, Padre, sostienici ancora tu quest'oggi, Padre, attraverso la tua parola, Signore Dio, che il tuo spirito possa essere in mezzo a noi, Padre, amen, perché dove due o tre sono radunate della tua parola, Padre, non c'è incertezza, Signore Dio, amen. Ancora in questa predicazione che noi leggeremo, Padre, vedremo come il profeta ci porta in quei luoghi celesti, Padre, e ci fa toccare la realtà dell'Iddio, Padre, amen, dell'Iddio invisibile, rivelato in mezzo agli uomini, Padre, amen. Grazie, Padre, per ognuno di questi miei fratelli, Padre, che tu hai lavato, hai cercato, hai, Signore Dio, salvato ancora prima che il mondo fosse, Signore Dio. Questa è la bellezza del nostro Dio, questo è il Gesù in cui noi crediamo, Signore Dio, amen. Grazie Padre, grazie, tu sei un aiuto in ogni tempo e in ogni distretta, Signore Dio. Ancora mettiamo davanti a te nostra cugina, Padre, ancora questa mattina, Signore Dio, che ha passato una brutta esperienza con questa operazione, che tu la possa ora ristabilire, Padre, nella, Padre, amen, nella carne, Signore Dio, alleluia, e ancora nella fede, amen. Padre, grazie per ogni cosa, Signore Dio, ogni cosa le chiediamo nel nome di Cristo Gesù, alleluia. Amen. Signore, ci benedica. Amen. Prego, seduta. Amen. Ok. Amen. Vi ricordate domenica che abbiamo parlato su quello che è successo a mio cognato, no? Sul sogno che abbiamo avuto, che ha avuto anzi mia moglie, e su come Dio ha operato, no? Mancava una parte del sogno in cui noi parlavamo il fatto di mia suocera, che cosa doveva fare, no? E non ha detto, se c'è qualcosa Dio la farà vedere. Che cosa è successo? Che mia suocera è andata là, si è partita dal suo paese ed è andata in ospedale lì,
ad aiutare anche su mia cognata, no? Giustamente è stata una cosa brutta, perché è stato un colpo proprio così caduto a Cessereno, un fulmine caduto a Cessereno. E che è successo? Che mia suocera di notte fu chiamata, come successe per Dorcas, e invitata a pregare per Lincoln, no? E allora successe che mentre lei pregava, Dio gli fece vedere mio cognato steso sulla lettiga ed era attraversato da una corrente. E allora, mentre che lei pregava, il Signore gli mostrò come lui, Dio, agiva su Satana e gli diceva di lasciare questo corpo, no? E ogni volta che lo sgridava, allora la corrente cadeva, no? Di nuovo la corrente cominciava a scemare fino a quando non ce ne fu più. Il Signore si voltò verso mia suocera, te lo dico così in due parole, e gli disse: stai di buon cuore, di a tuo figlio che lui è stato sanato. Ancora era intubato, ancora era fatto e non lo potevano neanche toccare, perché fino a quando non finiva di emettere sangue e cose varie, lui non poteva essere analizzato. Quindi andò là mia suocera l'indomani, gli ha detto a mio cognato, dice: stai di buon cuore, Dio l'ha sanato, Dio l'ha curata. Amen. E successe che lo stesso giorno venne il direttore della struttura e l'infermiera andò da mia suocera e gli disse: è venuto il direttore appunto per visitare Lincoln, perché dice lui non si muove mai se non c'è una cosa veramente seria. Quindi state di buon cuore, perché mia suocera gli aveva detto di fare un trasferimento per un ospedale di San Paolo. Allora dice: non lo possiamo toccare, non sappiamo cosa, magari durante il trasporto poteva succedere qualcosa. Quindi niente, l'infermiera gli ha detto a mio suocero: state buon cuore, che se è venuto lui stesso si prenderà cura, perché non lo fa quasi mai, diciamo. Comunque non ne hanno fatto nulla, hanno aspettato solo che il sangue finisse di mattina o l'indomani. Sì, ma di mattina stesso quando c'era il dottore o l'indomani? Poi nell'altro giorno, finito di sanguinare, gli hanno fatto le analisi, non ha nulla. Il dottore gli ha detto: questo ragazzo, dice, non ha nulla, lo stomaco è sano, praticamente era scoppiata l'ulcera. Quindi noi abbiamo avuto un fratello che è morto così, cioè gli ha fatto prendere questa medicina, gli ha fatto esplodere l'ulcera, e quindi il dottore gli ha detto: questo ragazzo ha lo stomaco come se è nuovo. Amen. Oggi l'hanno portato, mi sembra oggi l'hanno portato fuori dalla terapia intensiva. Domani uscirà, la prossima settimana o fra due settimane mio cognato, a Dio piacendo, sarà qua in mezzo a noi. Gloria a Dio, una bella testimonianza. Amen. Cioè, come Dio avverte il suo popolo. Amen. E attraverso questo c'è tutta la Chiesa Stata Unita, anzi ringrazio mio cognato, ringrazio tutti noi fratelli dell'Africa anche lì che hanno pregato. Amen. Dio sostiene la sua Chiesa. Amen. Alleluia. Dio avverte, Dio ci parla. Amen. Dio è vivo. Alleluia. Come dice il profeta, Dio è in mezzo a noi. Amen. Dobbiamo noi credere. Amen. Il Signore è grande. Alleluia. Bene, vogliamo fare un canto. Amen. Per spazio, qualche preghiera, alleluia. E oggi investighiamo questo. Amen. E allora tu sei per la testimonianza, gloria a Dio. Amen. Allora, vediamo che il 4-5-3, vediamo, facciamo ora questo 4-5-3. Oh, che beato quel giorno per me. Amen. Diciamo quello. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi dè e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signore, ora son salvo per te. Solo Gesù che ci portò la morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore, un nuovo cuore diviene il Signore, o vivo
Gloria! E i tuoi demoni predicheranno, Signore,
questo regno di giustizia, Padre. Sì, Amen. Signore. Oh Signore, la tua sposa aspetta giustizia, Padre. Amen. Oh Signore, benedici tutto in quel fratello Enzo che porterà la tua parola, Signore. Amen. Oh Signore, tutti coloro che ascoltano Amen. Questo messaggio, Padre, che veramente Amen. Ha messo l'oro nella lampada della Vergine, Signore. Amen. Grazie, Padre. Ogni cosa la chiediamo nel tuo santo nome, Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Guarda le tue testimonianze. Pace a tutti i fratelli presenti. Volevo fare un saluto ai fratelli che ci ascoltano. Amen. Signore, benedica. Alleluia. Allora, la scorsa domenica, come vi ho detto, la mia moglie con mia figlia si trovavano all'ospedale. Dopo sono andato di qua a casa, sono arrivato all'ospedale, cioè, era tutto tranquillo, grazie a Dio che cioè, non solo, se noi crediamo veramente, non solo una diciamo puntura o una pinnola può fare delle certo. cose, anche ci vuole la guarigione, anche ci vuole la mano del Signore, Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, dopo è stato poco, poi mia figlia non ha avuto più niente. È stato quel giorno che ho avuto un po' di febbre alta, un po' di tosse, un po' di, diciamo che, diciamo come ha detto, ha uscito, ha sputato sì, quella sì, cosa sì. che aveva, no? Che sì, non sì. respirava bene. Ah, poi Gesù ha fatto, perché Dio come ha dice la ha fatto come dice la scrittura, chi credono veramente avrà vita eterna. Ah. E poi è successo, quando siamo ritirati, dopo, lei è uscita dopo una settimana, perché ancora i dottori devono fare accertamenti, analisi, però la bambina, grazie tutto a Dio, okay. non ha più niente, sta... E poi, dopo che cominciò a sentirsi male Rossana, no? Con mal di testa, cioè con un po'... Questo virus lei che sta girando, Stava vomitando, ma non ha vomitato, cioè, però... Subito mia moglie ha preso le gocce, no? Le pillole, dammi, ci ho detto, ma a me nel cuore mi diceva una voce, dice no, dice facci una preghiera. Ho fatto una preghiera a mia figlia, gloria a Dio, non, cioè, poi sì, un'altra volta mia figlia, mia moglie ci voleva dare un'altra volta i gocci, i supposti, ci ho detto lasciala stare, perché il mio cuore mi diceva, se tu hai fede, se tu preghi, tua figlia si guarirà. E non ci ho dato, grazie a Dio, non ci ho dato a mia figlia niente, perché io ci ho detto, io credo nel guarigione di Gesù Cristo. Amen. Non solo, diciamo, una bondura, una pinnola può farci dei miracoli, perché come dice anche il fratello Abraham, no? Dottore opera, fa la bondura, poi la guarigione viene dopo, no? Amen. Gesù ne guarisce. Alleluia. Allora è successo che, poi, dopo che, grazie Signore, mia figlia si sente bene, mentre che pregavo a casa, mi sono, diciamo, mi sono chiuso in una stanza là e ho cominciato a pregare a Dio, anzi sto tremando un poco perché c'ho troppa emozione, e nel cuore c'è una voce mi ha parlato che saranno momenti, fratelli, dice, non vi preoccupate che saranno momenti, dice, brutti, però, dice, quelle che credono, dice, e porta, dice, non hanno nessuna, diciamo, che questo messaggio è vero o sì, non è sì, vero, non è che non dubbi, quello che è un bravo, quello che non dubbi, in questo messaggio Dio, dice, avrà una cosa a parte per noi, gloria a tutti quelli che ci credono. Amen, alleluia. Dice, ci saranno, dice, momenti brutti, un po' di malattie, dice, un po' di cose, però dice, Gesù dice ci guarisce. Alleluia. E un'altra cosa, che mi trovavo al lavoro, che, diciamo, come dice la scrittura, dice, guai che tocca un figlio di Dio. E, diciamo, una persona, un uomo, che non facciamo ora nome, cose, diciamo, è smesso i fratelli che erano contro, no? Che loro dicevano, dice, io ti faccio pescare, dice, io ti faccio cadere, dice, tu, dice, lascerai la tua chiesa, o ne vai da Valentini, e vieni, dice, qua da noi, che qua ti danno spese, cose, mamma, grazie a Dio, non mi serve gloria i soldi e borsi di spese, perché a me Gesù Cristo sto operando, opera con il lavoro, con la mia salute, perché infatti, lo dico di nuovo, vedo come Gesù, come, diciamo, tutti la mia famiglia sono stati ammalati, no? Vomito, diciamo, è come Dio di... guarito, io, grazie a Dio, cioè, non lo penso che anche a me, non dico che io ora sono... Vabbè, nessuno è esente, nessuno, ma voglio dire, come Gesù opera, che quelle che credono veramente, no? Amen.
e cominciò a parlare male. Lui si è informato sul computer dei profeti, no? Delle orribili che dicevano, tutte le cose false, tutte le cose false che dicevano le persone. E poi, mentre che era con me là, no? Dopo che ha detto parole, diciamo, pesanti, non le posso dire ora, non mi va a dire queste, non è il caso di dire queste parole. Lui, abbiamo sceso sotto, no? E c'era qua un palo del ponteggio, di un tubo, diciamo, innocente, che tiene il ponteggio da là. E lui, come ha parlato, mai non credeva, mi diceva, ma perché, dice, tu sei, tu ti credi, dice, salvato, tu sei, dice, un figlio di Dio. Io ho detto, sì, io mi sento salvato. Cioè, se mi chiedo, quello è il diavolo, sembra a me. Dice, tu chi sei, dice, che tu, dice, fai, dice, vai a domenica, dice, e vai a pregare là, dice, perché non vai a piedi. Comunque, mentre che lui camminava, ha preso un manico di pala, no? Si è messo qua nelle pedi. Io, non lo so, mi ha detto, io mi sono messo che... Mentre che ero, no, ho fatto 4-5 passi avanti e mi sono messo avanti quel palo di tubo, no? Lui a cascata, cioè, ha caduto, però con le mani si è preso di me. Cioè, immaginate se lui arrivava con la testa in quel tubo, cioè, tu vedi, dici, se tu parli male, un figlio di Dio, dici, io ti... ci sono io, però Dio mi ha detto di camminare, detto, quando non sbatti tu con questa la tua testa nel palo. Ci ho detto, vedi, dice, se tu parli male, io non mi sento di essere, diciamo, perché tutti abbiamo i nostri errori, però se noi crediamo veramente nel messaggio in Gesù, Dio, gloria a Dio, amen. E grazie a Dio che siamo qua uniti. Voglio dire che di nuovo che quella voce che mi ha parlato nel mio cuore, perché mi ha detto, dice, se tu crederai veramente e non abbandonerai, dice, il messaggio, e non hai nessun dubbio, amen, dice, tu avrai, dice, una grande parte. Alleluia, il Signore ci benedica. Vogliamo fare una preghiera per le nostre sorelle che sono ospitate. E c'è una sorella? C'è la sorella, la moglie di... Con il bambino. Che non ci siamo sentiti, non ci siamo detto. Voglio fare una preghiera. Amen, se ti senti, gloria a Dio, amen. Oggi mi sono questo. Alleluia. Per questa domenica, per il neato nato. Questo mese, bambini, che tu non dai... Ma c'è potere, Gesù. Alleluia. Amen. Se credi in te, Gesù, è venuta dal Padre. Donne, benedicate, orce copie, orce frate, orce sore, donne, carate voi le tine. Amen. Benedicate, donne, sora nostra, carate in Romania. Benedicate, donne, sora nostra, carate in spital, cuprum, cu lei, donne. Amen. Per voi, Gesù, lo stai copie, se vina la mia. Donne, noi lo stiamo copie, mâini le tale, sunt copie. Grazie, Signore. Benedicate, donne, per tot ce fai, donne, pentru loro. E ai tu, Doamne, pe mâna și pe brațul tău. O, scumpul nostru, Dumnezeu, îți mulțumim, Doamne, că ești astăzi prezent și în etern, ești între noi, Doamne. Amen, Și nu lăsa, Doamne, să cadem pradă, Doamne, în mâna celui tău. De aceea, Doamne Iisuse, te rugăm, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, să ducem până la capăt, Doamne, și întărește-ne sufletul nostru și inima. Îți mulțumim încă o dată, Iisuse Hristoase, în numele Tău, Iisus. Amen. Aleluia. Amen. Signore, ci benedica. Amen. Leggiamo questa settimana nel sito di Branham.org, dove il fratello Branham parla sul carattere della Chiesa, no? E lui dice: Dio plasma il carattere della sua Chiesa anche attraverso problematiche e cose varie. Una Chiesa che non ha problemi, dice, è una Chiesa dove Dio non c'è. Amen. Che a volte anche una malattia, no? Cosa fa? Quando viene una prova, le prove che cosa servono? A stringerci di più davanti al trono di Dio. Questo serve. Amen, gloria a Dio. Mia figlia anche ha rifiutato, diciamo, su medicine. Ma vedo morte. Dice, mamma, dice, io non ne voglio. La bambina non ha preso niente. Gloria a Dio, amen. Perché la fede viene da l'udire. Questa bambina si sta aggrappando al Signore, amen. Dio sa ogni cosa. Quindi diceva il profeta questo: una chiesa che non ha le prove è una chiesa dove Dio non c'è. Dio dà prove affinché l'eletto venga forgiato, amen, venga forgiato. Quindi quando abbiamo una prova, una qualsiasi cosa, sappiamo che Dio è là all'opera, amen, che cerca di fare qualcosa. Alleluia, il Signore ci benedica. Bene, amen. Abbiamo letto questa predica domenica, bellissima. Io vi invito a chi ce l'ha a casa di leggerla, amen. Perché il profeta, noi poi l'abbiamo così lasciato, perché noi abbiamo preso quello che ci interessava, l'essere credente. L'incredulo l'abbiamo saputo chi è quello che ascolta per 10 minuti e se ne va. Invece quello di là, il più difficile e più pericoloso, è il finto credente.
quello che sta fino alla fine, come noi abbiamo visto ora che sta succedendo, e poi alla fine trovano, dice, quelle sono, stanno alla fine e cercano qualsiasi scusa per dire che il messaggio è sbagliato. Amen. Quindi io credo che abbiamo anche sistemato questo fatto, amen, che i Giuda non sono nella Chiesa, amen. I Giuda sono coloro, non sono quando io e tu possiamo avere una discussione su qualche cosa dottrinale oppure su qualcosa. L'importante è non lasciare il messaggio. Qualcuno dice, sai, fratello, io non condivido quello che tu fai, però mi sto per i fatti miei. Quello non è una persona che ha rigettato il messaggio, non ha rigettato niente. Quell'uomo crede, amen, al profeta e va avanti, gloria a Dio. Finché Dio non gli mostra qualcosa di più, gloria a Dio, amen. Che ognuno di noi abbiamo un nostro limite. Io posso provare qua, un altro fratello può provare più, amen. Gloria a Dio. E dice così, fratello, in questa predica, dice una cosa bella che io poi non ho, abbiamo così tralasciato, dove William Branham svela, dice, ora dice, se fosse possibile, dice, gli elette sarebbero sedotti, dice il profeta, no? Ma gli elette non possono essere sedotte, perché Dio ha mandato un profeta. Ricordiamoci questo, Dio ha mandato un profeta e ci ha svelato ogni insidia del nemico. Guardate che dice qua il profeta. Ora state attenti, dice, a questo gruppo, dice, ma proprio nel fondo del tuo cuore tu sai a che cosa mirano nella Chiesa, dice, ad attirare una folla di persone ed estorcere loro tutto il denaro che potranno. Questo è quello, il profeta, vedete come il profeta rivela oggi quello che le Chiese fanno, amen, dice, attirare la gente solo per estorcere tutto il denaro che loro hanno. Pensate che non siano, pensate che io non so questo? Pensate che Dio non lo sa, che il profeta non lo sa, dice. Possono pensare che io non lo sappia, ciò nonostante io lo so. Gesù sapeva fin dal principio che sarebbe stato a tradirlo. Vedete? Ecco qual è lo scopo. Io tutti i messaggi, sinceramente, tutti i messaggi che molte volte ascolto di questi che predicano la, come si dice, la prosperità, no? Che predicano la prosperità, è questo. Prendono sempre quei messaggi in cui mirano la gente a mettere tutto nella offerta. Vedete, Abramo seminò anche dove non c'era posto per seminare, e lui tutto quello che aveva lo seminò. Ora lo semina così, tutto quello che tu hai in tasca seminalo per la Chiesa, e Dio te ne darà, dice, per 10 volte. Questo che cos'è? Emerare ad estorcere tutto il denaro. Amen. Dio non ha bisogno dei nostri soldi, fratello. I soldi servono per sostenere la struttura, gloria a Dio, ma Dio sa ogni cosa. Ora il profeta ci racconterà di un'esperienza che lui ha avuto, che l'ha pagata amaramente, con il fisco. Ha avuto problemi di fisco, e ora poi le leggeremo qual è questo problema, perché l'hanno accusato anche su questo. Quindi qui dice un'altra cosa, e poi dice un'altra cosa bella. Ora, parlando sul sommo sacerdote, che poi ne parleremo anche qua, e a Dio piacendo la domenica prossima, voglio parlare proprio sul sommo sacerdote, su quello che è il ministero di Cristo oggi, che è qualcosa di veramente bello, che a volte noi tralasciamo, ma che è il ministero che oggi Cristo ha davanti al trono. Sommo sacerdote. Amen. E il profeta dice, lui è un... Lo dice qua, io ora l'avevo segnato, però adesso se lo trovo poi casomai ne parliamo. Ma comunque, vogliamo oggi addentrarci allora in questa predica. Signore ci benedica, amen, teniamoci saldi, amen, perché ancora oggi il profeta ci parlerà e ci sarà ancora una, veramente come si vuol dire, uno spunto, uno stimolo per andare avanti. Amen. E ricordiamoci, abbiamo una prova nella nostra vita, serve, fratello. La prova serve a forgiare il carattere. Amen. E l'ha detto questa settimana, proprio l'hanno scritto là, i fratelli, su questa nota. Amen. Bellissima. Alleluia. Quindi, la predica che noi tratteremo questa domenica è una tromba da un suono incerto. E il profeta prende spunto da Primo Corinto, scusate, lo leggo io, Eurigo, poi magari ve lo segnate e ve leggete il capitolo a casa. Amen. Primo Corinto, allora, scusate. Amen. Ecco, 14 verso 8. E dice così Paolo, perché se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la battaglia? Amen. E su un verso il profeta espone delle cose veramente profonde. Amen.
Ora, chi è stato in militare? No, chi è fatto in militare? Quante squille di tromba ci sono? Chi ha fatto in militare? Quando la tromba suona? La mattina suona la tromba per l'alza bandiera. Quando abbiamo visto molte volte nei film di western, allora c'è quello che dice a chi ha la tromba, suona la carica, suona la ritirata, suona, ecco, ogni tromba ha il suo suono, in base al suo suono l'esercito si prepara, amen. E ora qui Paolo dice questo, perché se la tromba dà un suono incerto, dice, chi si preparerà per la battaglia? Ecco, se una chiesa il suono è incerto, ma chi si prepara per la battaglia? Amen. Noi dobbiamo avere un solo suono, dice il profeta. E ora vedremo qual è questo suono che la chiesa deve avere. Amen. Allora, dice, prima di questo però, fratelli, voglio leggere cosa dice il profeta nella sua preghiera. E domenica lo voglio esporre bene, così possiamo capire anche questo significato. Amen. Quindi... Alleluia. Dice questo il profeta. Padre Celeste, ci avviciniamo al tuo trono per mezzo del sangue. Amen. Aronne entrava davanti al seggio di grazia e prendeva prima il sangue in mano e si faceva avanti. E noi stasera, per fede, riceviamo il sangue del Signore Gesù e andiamo verso il tuo trono, coraggiosamente, sapendo che abbiamo il diritto di venire. Cos'è che ci dà il diritto di venire? Il sangue ci dà il diritto di venire. Amen. Non nella nostra propria giustizia. Amen. Non nella nostra propria giustizia, ma nella sua. Per questo noi ci presentiamo. Amen. Il sangue rappresenta la nostra purificazione. Amen. Prima vorremmo chiederti di essere misericordioso, di perdonarci da tutte le nostre trasgressioni. Mentre confessiamo i nostri sbagli, i nostri piccoli errori, i nostri peccati segreti, i nostri peccati sconosciuti, dice... E confessiamo anche come ministri, essendo sacerdoti, i peccati del nostro popolo. Insieme, Signore, noi prendiamo posizione, amiamo il popolo, ci sentiamo come Mosè quando si gettò sulla breccia, per trattenere l'ira di Dio dal popolo. Che dimostrazione fu quella giustizia di Cristo, quando Cristo si gettò nella breccia per salvare il popolo? Ricordate, no? Dio disse a Mosè, spostati, ti farò una grande nazione. E invece Mosè si buttò nella breccia. Dice, vedete, lo spirito di Cristo era in Mosè per chiedere intercessione. Amen. Ora ognuno di noi, ognuno di noi siamo in questa posizione. Il profeta dice, ognuno di noi è padre come noi, come suo servitore, col suo spirito in noi. Ogni cristiano qui dentro stasera si è messo davanti al peccatore. Questa è l'attitudine della Chiesa. Ognuno di noi interagisse verso il fratello. Infatti Paolo diceva, pregate gli uni per gli altri. Amen. Gloria a Dio. E sostenetevi con inni, con preghiere, eccetera, eccetera. Amen. Dio sia misericordioso verso di loro. Ora, William Branham prende questa esperienza di Aronne, no? Allora, ogni anno, ogni giorno venivano fatti sacrifici nel Tempio. Veniva ucciso l'agnello la mattina e veniva ucciso la sera. Durante questo rito venivano fatte altre offerte. Quando tu peccavi dovevo portare l'offerta nel sacerdote e identificarti con quell'offerta. Erano tutti riti che ci preparavano alla venuta di Cristo e al suo ministero. Anche se c'era la legge, fratelli, la grazia era sempre presente. Quando tu portavi l'agnello, perché Dio vuole che tu devi confessare il tuo peccato. Amen. E però una volta l'anno, dopo che tu facevi questi riti, il sommo sacerdote veniva vestito con dei paramenti, noi domenica parleremo di questi paramenti, e veniva dato questo sangue e lui attraversava questo tabernacolo, questi tre stati, no? E vedremo anche questo, così tu capirai cose che non ci sei stato e anche le porteremo in memoria, amen, anche a noi, perché sono sempre cose belle. Lui passava il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo, con questo sangue, era l'unico che poteva entrare davanti all'accesso, aveva accesso a entrare davanti al luogo santissimo, e ognuno era illuminato, il cortile era illuminato dal sole,
ed aveva uno spazio di 1500 cubiti, simboleggia l'Antico Testamento, che è stato scritto in uno spazio di quanto? Di 1500 anni. Il luogo santo aveva uno spazio di 2000 cubiti. Quanto è durata la Cristina da oggi? 2000 anni. E il luogo santissimo, che era illuminato dalla gloria di Dio, come questa terra sarà illuminata nel millennio dalla gloria di Dio, aveva una capienza di 1000 cubiti, perché poi saremo nel gloria di Dio. Cioè, c'è dentro il tabernacolo che era nel deserto, e poi ti farò vedere, c'è tutta la storia dell'umanità. Amen. Quindi lui passava questi tre stadi con quel sangue nelle mani, e lui andava lì davanti alla presenza di Dio per chiedere perdono per tutti, per tutto Israele. Amen. E lui cosa aveva in questo paramento, che poi noi vedremo? Aveva qua attaccato due lamelle con tutti i nomi dei figlioli di Israele, diciamo le 12 tribù. Perché? Perché come dice la scrittura, egli su di esso poserà il regno. Isaia 9 dice: un figliolo c'è nato, sarà chiamato il padre dell'eternità, e su di esso appoggia il regno. Le spalle è la parte in cui poggia, no? Uno fa tutto il peso. Perché lui sta portando il peso dei suoi figlioli, lui sta portando le pene. E lui davanti a Dio, in questa prete che Federico dice, lui è confessore. Chi è un confessore? Dice. Il confessore è colui che ripete qualcosa che ha già visto. Ora, noi parlavamo sempre di Esaù e Giacobbe, come Giacobbe, vestito da Esaù, si presentava davanti al padre, lui disse: come, questa è la voce di Giacobbe, ma nella pelle che io tocco è Esaù. Ma qui c'è ancora qualcosa in più. Amen. Perché lui, quando noi parliamo la preghiera, lui confessa davanti a Dio la nostra preghiera. Fratello Pedro dice: lui sta confessando. Ecco perché Dio accetta le nostre preghiere. Ecco perché dobbiamo avere quella fede perfetta, che è il ministero del sommo sacerdote, non secondo l'ordine di Aronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. Amen. Quello che incontrò Abramo, perché il sacerdozio era prima di Aronne, perché Dio gli disse a Mosè: fai tutto secondo ciò che tu vedi nel cielo. Amen. È qualcosa di veramente profondo. Noi ci rallegreremo, a me veramente, domenica, di capire questo ministero profondo di sommo sacerdote davanti alla presenza di Dio. Alleluia. Quindi abbiamo confidenza. La nostra tromba, fratelli, deve dare un solo suono. No, oggi forse siamo salvati e domani invece sì. No, noi siamo stati salvati. Una volta che Dio ti salva per sempre. Amen. Alleluia. Amen. Dio disse: finché lui mi sostiene, amen, allora io sarò là. Quando lui non mi sosterrà più, allora io non ci sarò più. Amen. Amen. È lui che sostiene la sua casa. Lui ci ha portato qua e ci ha portato anche nel suo cuore, con l'Urim Tumin. Amen. Signore ci benedica. Bene. Amen. Andiamo a leggere allora. Ora, guardate cosa dice il profeta. Su questo lui ha preso questo spunto. Ora, giusto prima che leggiamo questo breve testo, dice il profeta, mi è arrivato dall'imposta federale sul reddito dei moduli. Sulle porte del tribunale si parla di giustizia, dice il profeta. Ma io mi chiedo, dov'è questa giustizia? Io non l'ho mai vista, dice. E loro volevano che pagasse l'imposta sul reddito di ogni assegno che mi è stato dato nei trascorsi 50 anni, dice. Pensate, essi vogliono, forse lui, non so se erano 3.500 dollari o 35.000 dollari, gli hanno fatto di... Perché? Guardate che succedeva. Le persone si presentano quando ci sono le riunioni, no? Noi abbiamo una campagna, e la gente che sa che c'è il mio nome, proprio lì William Branham, fanno appunto un assegno per le spese. La gente, quando ritiravano l'offerta, c'era gente che metteva assegni. E allora, di ciò si occupano i ministri, dice, io non ho mai preso un'offerta in vita mia. Perché tutte le offerte gli servivano o per le missioni, o per sistemare chiese, oppure per sostenere la serata che si faceva. E ognuno poteva, e ognuno portava però questa offerta. E il mattino dopo, il capo del comitato, dice finanziario, veniva e mi diceva: fratello Branham, deve firmare questi assegni. E beh, io per l'appunto li firmavo. Essi li presero, poi li depositarono tutto questo, e non fu speso neanche un centesimo, dice, per me. Perché giustamente faceva un assegno e lui li girava, giustamente ogni volta che tu giri un assegno lo Stato vuole pagare lì, non so quello che è, insomma, le spese, cose, la percentuale, lì perfetto, queste di qua. Quindi e quando firmavo, giustamente loro gli dissero che quando firmavo quell'assegno è come se fosse stato mio.
quell'assegno. La gente lo ha dato a me. È come se la gente giustamente lo ha dato a me. Vedete? E lui ebbe un grande problema finanziario, fratello. E allora, giustamente, su questo, fratello Mario prende questo spunto per dire, se la tromba dà un suono incerto, chi si prepara per la battaglia? E su questo comincia a costruire questa predicazione. Amen. Ora andiamo a ascoltare cosa dice. E ora stasera voglio parlare su questo. Una tromba dà un suono incerto. Ci pensavo solo pochi momenti fa, quando riflettevo sull'affare della dichiarazione dei redditi. Pensai, oggi non c'è quasi più niente di certo. Tutto quello che è incerto non può essere di fiducia. Certo, dice, se non è certo te ne stai lontano, è normale. Dice, se gestisci un affare che non è sicuro, non ci metti molto in esso perché il dividendo è incerto. Noi facciamo, per esempio, lavoro, pure di muratura, pittura, andiamo là, vediamo già una casa come è combinata, dice, signora, ma qua, cioè, dice, me la fai per 300 euro? Se un affare è incerto e tu sai che ci metti solo le spese, tu non, dici, profeta, tu non ci vai di sicuro. Quindi, finché non trovi una cosa che sia certa, tu lì non metti nessuna fiducia. Così, l'affare è certamente su una posizione instabile. Ogni affare del mondo si trova in una condizione instabile, perché è il mondo a trovarsi in una condizione instabile, dice il profeta. Ora metterò da parte un bel po' di soldi per costruirmi una bella casetta da qualche parte. Questa è molto instabile, dice il profeta, già in quel tempo. Perché il governo da un momento all'altro potrebbe prendersi tutto. Cioè, il profeta parla 50 anni fa, ma noi oggi quando leggiamo dice, ma chi sta parlando ora, ai nostri giorni? Amen, dice. Oh, le cose della nostra democrazia sono molto corrotte, dice. Dice, una volta potevamo mettere tanta fiducia nella nostra democrazia, amen. Dice, ma dice, oggi invece è instabile. Abbiamo una Costituzione ed è il nostro massimo fondamento. Anche noi abbiamo una Costituzione italiana, vero? Amen. E guardate che dice qua, eppure però, avendo questa Costituzione, già è stata violata già tante volte. Anche la nostra, la Costituzione cosa dice? Che il Parlamento deve essere eletto dal popolo. Già indipendentemente abbiamo avuto noi tre presidenti senza che nessuno li ha mai messi nel consiglio, senza che nessuno li ha mai votate, elette, pensate. Quindi, la politica quanto è instabile, la gente solo discute di politica e finisce che dice che litigo anche tra i vicini. A volte mi trovo al bar, parliamo un po' di... poi vedo che la cosa si accende, e io dico, ma a me che mi interessa? Ma francamente, parliamo, ma a noi che cosa ci interessa? Amen. Alleluia, di andare a litigare. E io spero di non offendere i sentimenti di nessuno, ma penso che tutta la cosa sia corrotta. No, può essere. Tutto è corrotto, fratello, lo vediamo. Tutto è corrotto. Qualcuno mi parlò l'altro giorno dicendomi, andrai a votare in questa elezione? E il fratello disse, io risposi, ho già votato. Io ho votato per Gesù, e aggiunsi, anzi, ti dirò che ci sono state due persone che hanno votato per me. Uno è Dio e uno è il diavolo. Dice, uno ha votato per me e uno ha votato contro di me. Amen, dice. E vedete, perciò, io ho votato correttamente. Il risultato per te dipenderà a cui tu stai dando il tuo voto. A chi abbiamo dato il nostro voto? Alleluia. Al nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi, il mio partito è il cielo, dice il profeta. E stasera qui sono proprio con loro. Noi siamo seduti nei luoghi celesti. Amen. Ma noi siamo fuori dal mondo, seduti nei luoghi celesti, a gustare della manna che il Signore ci ha dato attraverso questo messaggio, alleluia, per parlare del nostro re. Perché siamo qua? Per parlare del nostro re, perché la predicazione evangelica è una predicazione cristocentrica, amen, tutta, diciamo, focalizzata sull'opera di Gesù Cristo, non sull'opera degli uomini, amen, ma su quello che Gesù Cristo ha fatto per me e per noi nella storia e nella nostra vita. Amen. Qualcosa di veramente fantastico. Il mio partito è il cielo. Amen. Ma vedete, sto cercando di dirvi che queste cose della terra sono instabili. Il profeta dice qua, più avanti, dice, avete notato nell'ultima votazione, dice, tu votavi per uno e il risultato andava anche per l'altro, perché le macchine erano truccate. Quindi a quale cose noi ci possiamo mettere, dice, ma in quale fiducia? Non c'è fiducia sulla terra di dare a nessuno. Ora la vita di casa è diventata anche incerta, dice. Amen, dice. La percentuale dei divorzi in America è più alta che in ogni nazione del mondo e noi ci riteniamo di essere una nazione religiosa. È vero, perché religione vuol dire, dice, copertura.
Adamo cercò di farsela con delle foglie di fico, ma non funzionò, dice fratello. Quindi la religione non soddisfa più niente. E fui nell'Ohio, dice, che ci fu una ricerca sulla cristianità e fu allarmante, che quasi l'80% della gente non andava, dice, in chiesa. Cioè, molta gente non andava in chiesa, e quell'80% che ci andava, cioè di quelle che ci andavano, l'80% ci andava senza sapere perché ci andava. Ci andiamo, dice, perché intervistandole ci ha portato la mamma da piccola e noi continuiamo ad andarci. Oh, dice il profeta, questa è una cosa allarmante, dice il profeta. Non ci si stupisce che la vita in famiglia non esiste più. E dice così, se una donna doveva sposare un uomo e non è certa di quell'uomo, farebbe meglio lasciarlo stare, dice. E l'uomo che sposerà una donna di cui non è certa, è meglio che la lascia stare. Fareste meglio prima a pregarci sopra, finché Dio non vi sia la risposta. Amen. E allora ciò che Dio unisce, allora lì che l'uomo non separe. Amen. Ma prima dobbiamo pregare su questo. Amen. Alleluia. Amen. Ora vediamo che abbiamo cercato di convertire il mondo con un programma educativo. Amen. Ora questo io l'ho lasciato stare, questo di qua, anche se occupa, prende me, amen, e punge tutti, amen, chi ci è passato, ma io vi dico, chi ha una moglie e sta bene, gloria a Dio, amen, rallegratevi e dite grazie Signore. Un giorno andò un uomo dal fratello Branham, no? A dire, oh fratello, hai visto quel pastore? Dice che ha lasciato la moglie e è scappato con un altro. E il fratello mi ha detto, oh misericordia, Signore, fa che quello spirito non possa venire da me e cercarmi di sedurmi. Questa è cosa, capito? Perché giustamente il diavolo viene, cerca di entrare, sprona per distruggere case e famiglie. Amen. Allora, se avete trovato una moglie con cui state bene, gloria a Dio, amen, andate avanti, glorificate il Signore, amen. Alleluia. Quindi, se una donna doveva sposare un uomo e non è certa di quell'uomo, questo l'abbiamo letto. Ora vediamo che abbiamo cercato di convertire il mondo con un programma educativo e ne abbiamo in realtà ricavato una confusione. Amen. Perché dice, non potete convertire il mondo a Cristo attraverso la cultura. Non potete convertire l'uomo a Cristo attraverso la cultura, dice. Ora dice, Dio non ordinò alla sua chiesa di andare e istruire il mondo. Ha ordinato questo? No. Lui non disse di andare a costruire ospedale. Non ci ha detto questo di fare. Lui non è andato a dire, andate a distribuire il cibo. Ci sono le associazioni, il profeta l'ha detto sempre, per il cibo, per gli abiti, tutto questo. Ci sono associazioni che Dio ha suscitato, che vanno da loro. Amen. Quindi, lui non disse di andare a costruire l'ospedale, ma il compito della Chiesa è invece di predicare il Vangelo. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ma qualsiasi cosa diverso di quello diventa instabile, dice fratello. Qualsiasi cosa facciamo diverso da quello è instabile, perché è fuori dal programma di Dio. La vita nazionale è incerta, il mondo è incerto, viviamo proprio in un punto in cui il mondo intero sta avendo un cedimento nervoso. L'ha avuto, ci siamo, lo stiamo vivendo, amen. Che rende tutto instabile, tutti si temono gli uni e gli altri e parlano di pace, dice. Mentre si temono gli uni e gli altri. Ci fu una volta in cui dissero, oh, quando combattemmo la prima guerra mondiale, dopo questo abbiamo capito, dice il profeta, noi in altre prediche, hanno fatto la Lega delle Nazioni, non ci sarà più guerra. Dice il profeta, dice, neanche il tempo, dice, di finire il fumo dell'artiglieria che ne cominciarono un'altra. Dopo la prima ci fu la seconda. Dopo questa seconda cosa hanno fatto? Abbiamo fatto le Nazioni Unite, abbiamo fatto ora la NATO, ora abbiamo la NATO, amen. E ora dicono non ci sarà più guerra, non è vero, il mondo è pieno di guerra, amen. Poi allora, il mondo è pieno di guerra, amen. Tutto è instabile, la vita nazionale, la vita politica, gli apparati dei voti, quello che dicevo prima, l'intera cosa è scossa, amen. La vita chiesastica è scossa ed incerta pure. Ora di questo che parlava Paolo, ecco cosa intendeva dire. Se una tromba dà un suono incerto, la vita ecclesiastica, dice fratelli, anche essa è scossa. La gente non sa quasi cosa fare, va vagabondando da una chiesa a un'altra. Noi lo vediamo anche qua, noi abbiamo qua il momento pentecostale, all'Endine è ampio, qualche 26 chiese ci sono. E noi vediamo che gente esce da una chiesa, perché non va d'accordo con quella e si gira un'altra. E sono sempre la stessa gente, che gira da una chiesa all'altra. Capite? Dice, perché? Ora il profeta lo spiega. Ecco perché il suono è incerto. E noi abbiamo bisogno di un profeta che ci dia la giusta direzione.
Amen. Quindi, la gente che non sa cosa fare, va vagabondando da una chiesa in chiesa, cercando di scoprire quale abbia la cosa giusta. Vanno a scoprire quale abbia. Tu devi scoprire in te se tu prima sei giusto. Amen. Amen. Vanno lì e cercano i difetti. Il profeta diceva, se tu vai in una chiesa e cercare i difetti, ne troverai. Ma se vai tu, amen. Ma se tu vieni per cercare la gloria di Dio, allora quella troverai. In base a come vieni, tu quella troverai, dice il profeta. Amen. E ho avuto una bella testimonianza questa settimana, appunto un fratello battista che si sta prendendo i messaggi del profeta, sta leggendo la sua vita, mi ha detto, fratello, dice, sai, questa settimana, dice, su Striscia la Notizia, hanno fatto vedere una donna che la gente ci andava, dice, e praticamente gli esponeva il problema, li faceva uscire e poi gli diceva, aspetta che ora parlo con Gesù e ti scrivo una lettera, no? E allora andavano là e poi gli facevano un'offerta, però la signora si prendeva un'offerta, non aveva una cosa fissa. Allora c'è andato uno di Striscia, no? Dice, sai, mi manca il lavoro, questo e quello. Dice, aspetta, esci fuori, ora parlo con Gesù e ti scrivo la lettera. Allora quello gli scrive una lettera, no? Dice, ora stai tranquillo, sono Gesù, ora ti trovi il lavoro, tutte queste cose, no? E allora poi si sono presentate. E allora il fratello, che io gli ho dato il messaggio da leggere, appena sentito questo, no? Dice, mi è subito venuta l'esperienza del profeta quando quell'uomo salì. Quando quell'uomo salì lì sul palco dicendo che aveva delle malattie scritte nel. E allora il profeta disse, ma vede che tu non hai niente. No, così, no, e ora sono tuoi. Dice, io sono rimasto, dice, sterefatto della differenza veramente come Dio agiva con il profeta e invece di questa donna che falsamente diceva di avere Cristo. Dice, vedete, e già. Piano piano sta entrando nel capire il meccanismo di che veramente quest'uomo è stato inviato da Dio. Io voglio leggere la sua vita, non per prendere difetti, ma per capire se veramente è un uomo del Signore. Amen. E lui oggi si sta ricredendo in tante cose. Amen. E questa sia una cosa buona. Quindi, ma vedete, allora... Ora dice, in tutto questo noi troviamo che c'è tanta corruzione a tal punto che vanno in giro di chiesa in chiesa, dice il profeta. E in tutto questo vediamo allora che ci siamo divisi in centinaia di diversi ordini di chiesa. Ma vedete, non puoi mettere tu la fiducia nel dire faccio parte di un'associazione di chiese metodiste. Non puoi tu mettere la fiducia nel dire io faccio parte di un'associazione battista, oppure di dire faccio parte dell'associazione delle chiese pentecostali, dice il profeta. Non devi farlo, perché non è così. Vedete, non è che io faccio parte di questa chiesa e sono salvato, faccio parte di quell'altra, dice il profeta. Amen. Dice, vediamo che quando fu stabilito l'ordine della prima associazione pentecostale, il Consiglio Generale dice, non passò molto che cominciarono a dividersi di qua e di là per dottrine e cose varie, dice. E allora si formarono tante correnti. La stessa cosa oggi è successa anche nel messaggio. Non è esente, la situazione è sempre quella. Amen. Allora che cosa succede, dice? Ora, dice, qualcuno potrebbe dire, fratello Branham, ma così ci stai mettendo in una posizione pericolosa. Stai dipingendo un quadro veramente terribile. Dice, ed è quello che io voglio fare, dice. Perché? Tu potresti dire, fratello Branham, allora, perché? L'ho fatto per uno scopo, dice il profeta, per poter dire questo, che c'è qualcosa di sicuro? Sì, c'è solo una cosa che è sicura, dice il profeta. E noi la troviamo in Matteo 24:35, dove dice che cielo e terra passeranno, ma solo una cosa sussisterà, dice la scrittura, la mia parola. Questo dice il profeta. Vedete, dice, la sola cosa che devi fare è di prendere posizione sulla parola di Dio. Amen. Non puoi prendere tu la fiducia su un uomo di una chiesa, su questo e su quello, perché noi lo stiamo vedendo anche in giro cosa sta succedendo. Ministri che se ne escono con tante stupidaggini e tante cose errate che non fanno, perché non è, io non so come spiegarlo, fratelli. C'è solo la parola, tu devi stare con la parola, è una cosa individuale, frate è Dio, amen. Non è una cosa che tu vieni qua e sei schiavo di un uomo. Alleluia. Se vuoi essere schiavo, dice il profeta, sii schiavo della parola. Amen. Alleluia. La sola cosa che devi fare è di prendere posizione sulla parola di Dio e Dio aprirà la strada per tutto il resto. Amen. Che grande fondamento. Questo è il più grande fondamento che noi possiamo... Ecco perché la gente va in una chiesa, vede tutte cose storte, si ne va, ma perché? Non esiste una chiesa santa, dice il profeta. Esiste un Dio santo. Amen. Non esiste un uomo santo, esiste un Dio santo nell'uomo,
quando il Dio Santo vive nell'uomo, allora l'uomo diventa santo. Amen. Alleluia. Questo è. Quindi, perché nel principio era la parola, ecco perché deve essere il nostro fondamento, perché nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne, abitò tra noi. Amen. Alleluia. Chi mi può condannare di peccato, disse Gesù, e chi mi può accusare? Tutto quello che la parola ha scritto di me, io l'ho adempiuto. Amen. Dio aveva confermato che lui era la parola. Dio manifestato, la parola lo dice e poi Dio lo realizza e lo porta a compimento e lo mostra. Amen. Anni fa, quando dissero alla Chiesa non esiste una cosa simile come al battesimo dello Spirito Santo, si tratta solo di un'emozione, dice, vedete, dice, ma fratelli, chi l'aveva ricevuto sapeva che era la verità. Amen. Ed è sempre stato così. Quando venne Lutero sulla scena, i cattolici gli dissero: ah, ma questa era, no? Ma chi aveva ricevuto quel messaggio sapeva che era la verità. Quando venne Joe Wesley, i luterani si buttarono contro il movimento di Joe Wesley, ma chi aveva ricevuto quel profeta sapeva che era la verità. Quando venne i pentecostali, i wesleyani, i luterani si divisero contro al movimento pentecostale, fu perseguitato. Poi venne il profeta e ora luterani, wesleyani e pentecostali sono avversi a noi, ma noi che abbiamo ricevuto questo messaggio sappiamo che è la verità, nessuno ce lo può togliere. Amen. Alleluia. Quindi, allora, è stato dimostrato fino ad oggi che il movimento pentecostale di Dio tra le nazioni ha fatto di più di quanto gli altri hanno fatto. Dice, il nostro giornale Visitatore Domenicale ha affermato che la Chiesa Cattolica quest'anno ha fatto mezzo milione di convertite, ma il movimento pentecostale ne ha fatto 1,5 milioni. E di che si tratta? Della parola di Dio che si divulga. Amen. E così tanto che anche gli episcopali, i presbiteriani e così via vengono per ricevere quello che hanno loro, dice il profeta. Amen. Perché hanno visto le debolezze dei loro credi e sono ritornati indietro alla parola. Ecco perché la maggior parte dei credenti del messaggio sono uscite morte dalla Chiesa pentecostale, perché hanno visto la debolezza dopo tanti anni di questo movimento e sono venuti alla parola. Amen. Gloria a Dio. Se ci fosse stato un altro profeta che doveva venire, amen, che era destinato, noi dovevamo lasciare questo messaggio e seguire questa nuova luce. Ma noi vediamo che dopo l'epoca di Laodicea non c'è più messaggero. Noi dobbiamo rimanere fermi con questo. Tutto quello che vengono e dicono io sogno continuo del fratello Branham, non ci credete, fratelli, non è vero. Al di fuori di questo messaggio oggi non c'è nulla. Dopo di questo ci sono i due profeti, c'è il rapimento e i due profeti. Amen. Alleluia. Quindi, amen. Là si trova che lo Spirito Santo vive la sua vita negli esseri umani, manifestandosi al mondo. Amen. E questo fa in modo che gli uomini abbiano sete di lui. La parola di Dio si è manifestata e mostrata. La parola stessa viene vissuta fuori attraverso la vita umana. Che cosa meravigliosa, dice. Non c'è niente di incerto a questo riguardo. Potete vedere dove Dio ha fatto una promessa e qui viene manifestata. Quindi la parola che fa? Quando viene, si manifesta nella forma dei, come dice qua, degli uomini. Amen. Quindi quando venne questo messaggio di Malachia 4, questa parola si doveva manifestare in un uomo, in un profeta. Amen. E allora tu la vedi e credi. Amen. Amen. Quindi, ora, come essi hanno cercato di calpestare la parola di Dio per mezzo di tutta la critica, dice, le differenze, le denominazioni, si sono confuse e fuori da tutto ciò la parola di Dio però resta sempre ancora luminosa e splendente, come ha sempre fatto. Di che si tratta? Di quella cosa che è certa. Amen. Dio disse, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Amen. E il profeta rimarca sempre questo, e noi vedremo che questo passo che dice il profeta, noi lo vedremo nel ministero di Elia, quando era sulla terra. Una cosa bella che accadde al tempo di Elia, quando fece la sfida con i 400 profeti. Ancora questa parola è nel... Allora, ancora, dice, no ancora, scusate, ancora, dice. Sapete cos'è l'ancora, no? Ancora questa parola nel tuo cuore. Amen. Davide disse di averlo nascosto in cuor suo affinché non potesse peccare più. Egli scrisse la sua legge sulla colonna del letto, li legò nelle sue mani da ogni parte, mise la sua parola sempre davanti a lui. Ecco il modo. Tieni continuamente, dice la tua mente, fissa nella parola. Amen. Dio disse a Giosuè, non svoltare né a destra né a sinistra, ma
finché, ma sempre dice cammina avanti a me, affinché tu prospererai nelle tue vie. Amen. Allora avrai un buon successo, dice il profeta. Amen. E quando tutta la Chiesa si unirà assieme, lontana dai suoi credi, allora sì che avrà un buon successo. Amen. Sarà questa la cosa che calpesterà il comunismo. Scusate, il comunismo. Dice amen. Che cosa ha fatto il comunismo? Dice, quando diffuse la sua propaganda, crebbe facendo enormi progressi e milioni di gente lo temeva. Quel comunismo diminuirà fino alla morte, dice. Il profeta dice, anche lui scomparirà. Dio lo stava usando come fece con Nebuchadnezzar. Darà il giudizio sul mondo, calpesterà tutte le erbacce. Amen. Sapete cosa? Noi abbiamo circa una sessantina di pagine di citazione del profeta riguardo al messaggio su, quando parla del comunismo. E allora dice che al suo tempo ci fu una profezia in cui diceva che l'America domenica sarebbe stata bombardata dai russi. Il profeta dice, io non ci credo in questo, perché non sarà così. Deve essere come in un matrimonio, dice. Ci deve essere qualcosa che deve prima produrre una rottura, i due litigheranno, e poi lì si lanceranno le bombe a vicenda. Oggi cosa abbiamo visto? Che c'è stata una rottura. C'è stato, stanno litigando per un pezzo di terra, per la Crimea. Stanno litigando e tra poco non sappiamo quello che deve succedere. Se oggi ancora le bombe non stanno esplodendo, dice il profeta, perché la mano del distruttore è ferma. Amen. Gli angeli sono messi lì fino a quando, dice, non avranno segnato i 144.000 della tribù di Israele. Amen. Quindi, amen. Dio lo userà proprio come fece con Nebuchadnezzar. Esso calpesterà tutte le erbacce, ma il comunismo poi avrà la sua fine. Amen. Ora dice, tutte le cose sono contro questa parola e contrarie, tutte le cose che sono contro questa parola e contrarie a essa dovranno passare. Amen. Quindi, cela questa parola in cuor tuo. Cela questa parola nel cuor tuo, dice. Prendi questa parola e falla crescere. Tienala sempre nella tua mente perché non verrà mai meno. Amen. Dal momento che una pianta è piantata, di che cosa ha bisogno? Solo di acqua. Fratello Branci, come fare a crescere la fede? Dai acqua! Amen. Dai acqua, leggi la parola, metti dalla parola, stai con la parola. Questo è. Alimenta sempre questa pianta. Amen. Quindi, ora nelle scritture Paolo parlò di come addestrare un soldato verso il suono. Un soldato deve apprendere i suoni che lo riguardano, del corno della tromba. Egli non sa se la tromba suona per avanzare, se è per caricare o ritirarsi. Se lui non conosce la differenza, che tipo di esercito sarebbe? Capito? Quindi se lui non conosce la differenza, che tipo di esercito scombussolato avete? Di certo il nemico avrebbe la meglio su un mucchio di soldati, se non sono addestrati al meglio. Questo è quello che succede oggi con le nostre chiese. Siamo addestrati sui credi che sono diversi l'uno dall'altro. Ognuno ha la sua tromba, dice. Noi dobbiamo essere uniti, conoscere la tromba. E qual è questa tromba? Il profeta dice, c'è solo una tromba. La tromba del Vangelo. Amen. La parola di Dio vivente è la tromba. Non confondetela con niente. Amen. E Paolo parlava di un uomo addestrato a suonarla. Amen. In base al suono, che lui sa esattamente cosa fare. Perché il trombettiere riceve gli ordini dallo capo. Amen. Infatti il capo gli dice suona la ritirata e lui suona. Amen. E quando lui suona quella tromba, l'esercito sa esattamente verso quale punto avanzare. Quale tromba abbiamo noi oggi? Non abbiamo una tromba al settimo angelo, Apocalisse 17, e quando egli suonerà ogni mistero sarà adempiuto. Il capo ha parlato e i misteri dei sette doni sono stati rivelati. La Chiesa oggi è addestrata a ricevere questo tipo di suono. Amen. Alleluia. Amen. Quindi, non entriamo nella chiesa per fare una scampagnata, dice fratello. Dobbiamo renderci conto che andiamo su un campo di battaglia. E chi sono i nostri nemici? Sono i fratelli? Ecco, perché si dice, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti e le potestà dell'aria. Amen. Questo è il nostro combattimento. E come si combatte il nemico? Attraverso la preghiera, attraverso il digiuno, attraverso la parola. Amen. Attraverso lo sta scritto. Amen. Non a fare guerra come fecero le crociate. Quello non ha niente a che vedere. Amen.
Non entriamo nella chiesa per fare una scampagnata, dobbiamo renderci conto di andare su un campo di battaglia. Io non vengo perché qualcuno mi dia una pacca sulla spalla e mi dice: fratello Brano, sei una persona meravigliosa. Ma io vengo portando uno scudo, vengo per combattere e lottare per ogni centimetro di questa terra che Dio ci ha dato. Amen. Dio disse a Giosuè: ogni punto che i vostri piedi calcheranno, io quelli vi do. Le impronte parlano di possesso, e quando la chiesa arriva al punto in cui si compromette con le cose del mondo, essa batte ritirata, dice il profeta. Amen. Stasera quello che c'è indispensabile sono soldati che posseggono ogni promessa divina di questa Bibbia, perché Dio ha promesso alla chiesa l'intera armatura di Dio. Amen. E di prendere posizione. È questo che occorre a noi soldati. Noi abbiamo spie in ogni nazione, dice il profeta, no? Qui abbiamo spie tedesche e spie inglesi, noi abbiamo spie, siamo in pace, dice il profeta, e noi mandiamo le nostre spie americane, le mandiamo nel luogo tedesco, no? In Germania, in altri paesi. Per fare cosa, dice? Se siamo in pace, per fare cosa? Dice, per vedere e poter vedere cosa essi fanno. Se loro hanno una bomba, noi cerchiamo di farne una migliore. E se loro, oppure una che la neutralizza. Vedete, tra le nazioni non c'è fiducia reciproca. Amen. Ci vuole solo che qualcuno si metta a capo là della cosa, con qualche bicchiere di troppo, o che lì si litighi su qualcosa, e allora si comincia. Amen. Vedete? Così, basta che tu cominci a litigare, allora la cosa comincia. Ora ogni nazione cerca di armare i propri giovani con il meglio materiale di difesa che ha. Ed è vero. Dice, nostre iniziazioni nel giardino dell'Eden, anche questo, Dio addestrò la sua chiesa. Noi abbiamo bisogno di migliorarci sempre. Dopo la prima guerra mondiale, cioè gli aerei non sono più uguali. Abbiamo bisogno di qualcosa di migliore, dice. Ma non è così con Dio. Quando Dio, perché Dio non ha bisogno di migliorarsi. Dio ha dato ai suoi figli, ai suoi soldati, la migliore protezione che essi potevano avere. Dice, cos'è? La parola. Amen. La parola, la sua parola, nel giardino dell'Eden. L'uomo doveva fortificarsi dietro la parola. Amen. Vedete, la parola è come il fossato di un castello, no? Si fa il fossato con l'acqua, amen. Perché lì aveva la sua fortificazione, amen. Alleluia. Nessuno poteva entrare a meno che tu non abbassi il cancello. Il diavolo non potrà mai entrare finché noi non abbassiamo, vedete, e diamo l'opportunità a lui di entrare. Fino a quando la porta è chiusa, lui può solo girare e cercare un punto per entrare. E così fu Satana. Satana spiò continuamente Adamo per farlo cadere, ma Adamo non poteva cadere, amen, perché Adamo veniva dalla stessa specie di Dio, amen, alleluia, perché Adamo dice, Adamo, Gesù Cristo è il secondo Adamo, no? Amen, Adamo era perfetto e non poteva mai cadere. Adamo sperimentò la morte per salvare sua moglie, come Cristo sperimentò la morte per salvare la sua chiesa, amen. Madame poteva dire a Dio, toglimi questa donna che tu mi hai messa. Amen. Ma lui stesso cadde affinché potesse trovare una scusante per salvare Eva. Questa è una cosa profonda, amen, che solo un profeta ci poteva rivelare. Amen. Quindi, allora, e l'uomo doveva fortificarsi dietro questa parola, e nessun diavolo poteva arrivare a lui. Resta nella parola, dice il profeta. Amen. Ora la spia nemica Satana ha cercato di scoprire cosa poteva fare in modo che essa potesse entrare. Sapete quale fu? Nel ragionamento. Amen. Capite? Nel ragionare. Lui portò Eva a farla ragionare. Questa è l'arma del nemico. Portarci a ragionare. Ma Dio non va ragionato, Dio va creduto. Amen. Ecco perché lui ha dato un altro strumento potente che è la fede. Amen. Alleluia. Quindi, ora dovremmo noi mettere in pratica la guarigione divina? E il diavolo dice, ma noi dobbiamo mettere in pratica la guarigione divina? Abbiamo così tanti medici nel mondo. Dio vi ha dato la guarigione divina perché sa che ne avevate bisogno. Amen. E di metterla in pratica. Lui vi ha dato i doni dello spirito perché lui sa che la sua chiesa ha bisogno di queste cose. Amen. Oggi la gente dice, non esiste una cosa come l'inferno. Lo dicono in molte, sicuramente Dio non farebbe mai bruciare il diavolo e i suoi figli all'inferno. E il profeta dice questo, certo che Dio non farà bruciare i suoi figli, lo farà invece il diavolo ai suoi. Amen. Capite? Di chi sei figlio tuo, dice il profeta.
L'inferno fu creato per il diavolo e i suoi figli. Amen. Non per i figli di Dio. Nessuno di essi si troverà là, fratelli. Nessuno di essi si troverà là. Dipende di chi tu sei figlio. Praticamente a noi non ci interessa investigare quel figlio e non è figlio. Noi ci resta, ci dobbiamo investigare se noi siamo figli. Amen. Alleluia. Quindi, ora, Dio, allora. Ora, Dio diede ad Adamo ed Eva la sua parola e non l'ha mai cambiata. La difesa del cristiano è la parola. Amen. Allora, cielo e terra passeranno, ogni credo passerà, ogni denominazione fallirà, ogni nazione sprofonderà, ma la sua parola sussisterà eternamente. Amen. Ci sarà un tempo in cui le stelle del mattino non brilleranno, in cui il sole non brillerà, ma dice la parola rimarrà sempre. Amen. E se Dio dice qualcosa è certo che avverrà, e l'abbiamo vista. Amen. Dio ha promesso già dal giardino dell'Eden, ci ha parlato di un Redentore. Amen. Ed hanno aspettato 4000 anni. 4000 anni hanno aspettato i veri credenti affinché si adempisse questa profezia. William Branham disse che Los Angeles sprofonderà, e già molti si lamentano che già sono passati 50 anni, fratello, e ancora non è successo nulla. Ma Dio l'ha detto e lo farà. Amen. Lo farà. Sapete, Yellowstone sta tremando. Ho letto, i bisonti stanno scappando da Yellowstone. L'ha messo anche lì Jeffersonville sul sito branham.org, parlando proprio degli ultimi terremoti che sta caratterizzando la costa ovest americana. Yellowstone sta tremando. L'acqua dei laghi si è innalzata, la temperatura, e i bisonti scappano. Gli animali stanno lasciando tutta quella zona. E William Branham spiegò in quel messaggio, dove parlò del terremoto in India, quando lui era là, dice che gli animali una settimana prima si allontanarono tutti dalla zona, dice, dai recinti e così via. Poi ci fu quel forte terremoto e tutti sono ritornati. Amen. Noi abbiamo un profeta, fratelli. Amen. E se i bisonti stanno scappando, vuol dire che qualcosa sta per accadere, e lo sanno. Amen. Alleluia. Quindi, e sapete, esattamente successe a 50, ora questo terremoto, esattamente a 50 anni da che ci fu il terremoto nel 64 lì in Alaska, 9.2, più forte terremoto che ci sia mai stato, e i tsunami colpirono il Giappone, colpirono Los Angeles, la California, e fu una cosa veramente disastrosa. Il profeta parla in un opuscolo che anche fu scosso da tante parti del mondo, sentirono questo terremoto. E oggi siamo a 50 anni di questo, e fu per il venerdì santo, dice il profeta, che accadde. Che sappiamo se in questo venerdì santo qualcosa si potrebbe muovere? Noi non sappiamo le cose di Dio. Amen. Quindi, ora dice, ma la parola di Dio resterà per sempre la stessa. Se Dio dice qualcosa è certo che avverrà. Amen. Se lui nel giardino dell'Eterno ha parlato di un Redentore, hanno aspettato 4000 anni, ma lui arrivò. Amen. Alleluia. Quindi Dio ha promesso di mandarlo. Non mi importa quanti infedeli e scettici ci sono, fratelli. Gesù Cristo verrà a prendersi una chiesa che è lavata col suo sangue e la porterà viva in cielo. Amen. Non ci importa quanti scettici ci possono essere. Dio ha detto che ci sarà un rapimento. Alleluia. Io lo credo. Amen. Quindi vedete. Ora dice, se puoi credere, ogni cosa è possibile. Amen. Dio l'ha detto e non può essere smosso. Credetelo, il suo non è un suono incerto. Dio non può dare un suono incerto. E questa è la parola di Dio. Amen. La grande chiesa è equipaggiata con l'armamento della parola. E quando Gesù venne, usò quello stesso armamento. Quando Satana lo cercò con tutta la sua forza di farlo cadere, lui disse, Satana, sta scritto. E quando dice il profeta, lui ritentò di nuovo. Gesù Cristo disse di nuovo, Satana, sta scritto. E lui fuggì. Contrastate il diavolo ed egli fuggirà da voi. Amen. C'è una sola cosa che è certa. Dio ha fatto la promessa. Questo è certo. Dio ha fatto la promessa. Dio manterrà la promessa. Dicono, come può avvenire questa cosa? Come può lui mettere assieme un gruppo di persone con la grazia del rapimento perché vadano su? Non so come lo farà. Ma non è affare mio. Il mio compito è solo di prepararmi a questo. Noi a quale compito siamo qua? Per prepararci, non è affare nostro. Alcuni cercano di investigare qua, altri qua, dicendo per capire come noi possiamo entrare nel rapimento. Non è affare vostro, non è affare di nessuno. Amen.
Ma non è affare di nessuno, amen. È un affare di Dio. Amen. Alleluia. Il mio compito è solo di prepararmi a questo. Lui lo promise e ciò avverrà. Amen. C'è solo una chiesa a cui tu puoi appartenere. Ed è quando tu ci nasci dentro. Amen. Non è che tu ti associ a una chiesa. Se la chiesa del Dio vivente è la chiesa del Dio vivente, esporrò la parola del Dio vivente. Amen. Non ha bisogno di aggiungere. Non ha bisogno di aggiungere. Egli non inietterà nient'altro che la parola. Amen. Capite? Amen. Perché la natura dello Spirito mette fuori la sua parola. Amen. Cercate di comprendere questo. Se noi siamo la chiesa del Dio vivente, che tipo di parola noi metteremo fuori? Metteremo fuori la parola, noi esporremo questo, non inteneremo altro che quello che già lo Spirito ha detto già alla Chiesa. Ciascuno ascolti ciò che lo Spirito ha detto alla Chiesa. Amen. Noi possiamo focalizzare qualcosa del profeta, ampliarlo, amen, ma rimane sempre alla base la parola del profeta. Amen. Gloria a Dio. Quindi, essi sono già quelli che sono, per la grazia di Dio. E la parola di Dio fa parte di loro e loro hanno parte della parola. Amen. E le opere che furono prodotte in colui che è perfetto si riprodurranno attraverso ogni credente nato di nuovo. Amen. Capite? Quello che ha fatto lui, essendo che noi abbiamo iniettato la sua vita, produrremo anche noi nella nostra vita, in quelle che ci stanno accanto. Amen. Quindi, ora questo è qualcosa di certo, dice il profeta, amen. L'uomo che non è mai stato addestrato per la tromba potrebbe confondersi un po' quando sente qualcosa che suona diversamente da ciò che ha udito. Egli ha sempre sentito, unisci dalla Chiesa. Sempre questo, unisci dalla Chiesa. Porta la tua lettera qua e là. Queste sono le assemblee di Dio, no? Quando tu devi andare in un altro posto a lavorare, ti danno una lettera di raccomandazione da portare al pastore, ma cose dei padri, è tutto quello che lui sa. Ma poi quando torni indietro sul battesimo dello Spirito Santo, parlando della potenza di Dio e delle cose che lui fa, e come lui fa sì che sia le donne che gli uomini si purificano da una vita di peccato, che loro camminano devotamente e onestamente, dice, e parlano in lingue, e guariscono i malati, cacciano i demoni, profetizzano e così via, amen. Allora questo gli suona un pochettino strano. Amen. Perché non è la tromba che hanno mai sentito. Amen. Ma questi soldati, dice, sono addestrati. Ora capite questo? Questi sono addestrati. Quando furono addestrati secondo voi questi soldati? Eh? Da quando noi siamo addestrati per poter sentire questa voce? Prima della fondazione del mondo. Capite? Perché Gesù disse, le mie pecore ascoltano il mio suono. Quindi per ascoltare il suono di Dio, tu devi essere per forza già una pecora. Amen. Non può essere altro. Tu già sei nato in questo modo. Non possiamo farci nulla, non possiamo cambiare. Come noi, come William Branham diceva, come io ho ereditato il mio cognome Branham, io non potevo scegliere un altro genitore. Amen. E così siamo noi. Noi non possiamo scegliere il nostro genitore. Il nostro genitore è il nostro Padre Celeste. Amen. Capite? Ecco qui. Dice, le mie pecore ascoltano il mio suono. Essi conoscono la mia tromba. In San Giovanni, capitolo 14, versetto 12, lui disse, chi crede in me farà pure le opere che faccio io. Questa è la tromba dei figlioli di Dio. Amen. Noi abbiamo questa capacità. Come Dio disse a Giosuè, tutto ciò che tu, Israele, è tua, però noi vediamo che il popolo non lo conquistò perché mancò di fede. Quindi se noi non abbiamo un obiettivo, gli punti possono essere molti. Uno può essere che non crediamo, uno può essere che non è la volontà di Dio, e uno può essere, non lo so, ma Dio se ti dice una promessa tu devi crederla. Amen. Alleluia. Amen. Quindi noi abbiamo pregato per il nostro cognato, però c'è stata poi una visione, come mi ha avuto mia suocera, in cui vide proprio che il Signore disse, vai di buon cuore, perché Lincoln è stato guarito, ma era intubato l'indomani. Ma mia suocera disse, stai di buon cuore, il Signore mi ha detto, non ha nulla, Dio l'ha guarito. Amen. Alleluia. Una grande prova. Quindi, ogni volta che io chiamavo mia sorella, lui era un perito, padre, ah, come sta Lincoln?
Lui sta guarendo. Amen. Anche se era intubato, lui sta bene. Lui è stato curato. Amen. Alleluia. Ecco il suono che io voglio sentire, dice il profeta. Oh, direi tu, come faccio a saperlo? Perché le mie pecore ascoltano la mia voce. Ebrei 13:8. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Ora una vera pecora dirà che è così. Amen. Questo è amen. Ora la scrittura dice che quando noi saremo battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, voi, dice, riceverete lo Spirito Santo. Non potreste, o forse, ma lo riceverete. Amen. E perché la promessa? Dice, per i vostri figli, per i figli dei vostri figli, per quando ancora Dio ne chiamerà. Quindi qua vediamo un'altra bella cosa, che non è l'uomo che si accosta a Dio, ma che è Dio che chiama. Siamo stati noi chiamati? Ci sentiamo chiamati? Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. La tromba suonerà in ogni razza e in ogni generazione ed escuteranno la sua voce. Quelle che sono ordinate alla vita la crederanno. Amen. Perché sanno che è la tromba del Vangelo che suona. Non è incerto. Ogni soldato conosce la sua posizione in cui stare. Amen. Gesù disse, le mie pecore ascoltano la mia voce. Egli era la parola manifesta. Infatti dice, guardate i farisei e quelli di quel tempo. Essi dicevano che quella voce era quella di Belzebù, no? E lui era Belzebù. Ma vi erano altri invece che dissero, noi sappiamo che tu sei il Messia, perché essi erano addestrati a ricevere ciò. Perché gli era stato tramandato dai padri e quando il Messia sarebbe venuto avrebbe fatto questo, questo e quest'altro. E loro l'hanno riconosciuto. Amen. Perché erano pecore, dice il profeta. Amen. Ed esse cose erano pecore e l'hanno conosciuto e hanno visto la parola di Dio manifestata. Amen. Ora dice, a me non mi importa, dice il profeta, quante corna di chiesa stanno suonando in giro. Le vere pecore, quella sola ascolteranno. Amen. Fermiamoci per l'appunto solo un minuto e torniamo indietro. Dice, osserviamo la vita, dice, di molte che ci hanno preceduto. Amen. Quindi, prendiamo il profeta Giobbe. Quest'uomo aveva passato una prova e non sapeva che Dio richiedeva, e lui sapeva che Dio richiedeva l'offerta per l'olocausto. Era quanto Dio richiedeva, e lui stava su questo. Lui sapeva che ogni volta che sacrificava l'olocausto, lui era perdonato, non solo lui, ma anche la vita dei suoi figli. Amen. Quindi prendiamo il profeta Giobbe. Quando vede che qualcosa va male in una persona, non significa che è stata abbattuta da Dio. Potrebbe non essere che esso si trova fuori dalla volontà di Dio. A volte vediamo una prova e uno dice, guarda, Dio sta combinando, invece noi non sappiamo quello che c'è veramente dietro. Amen. È Dio che prova, quindi vedete, potrebbe non essere fuori dalla volontà di Dio. In cuor suo sa se sta ascoltando la tromba o no. È sempre un affare dell'uomo, capito? Noi non ci dobbiamo mettere a mano. L'uomo lo sa se ha fatto un errore, se ha fatto questo. L'uomo sa ogni cosa, perché Dio, come disse il fratello poco fa, ho sentito nel mio cuore, vedete, è una cosa che tu sei, è una rivelazione privata. Amen. Quindi, e Giobbe sta proprio su questo, tutto qui, si mise a dire, Giobbe, tu sei un peccatore nascosto, stai facendo qualcosa che non va, ma lui sapeva di meglio, se ne stava proprio là, perché aveva udito il suono della tromba, e rimase proprio fermo su questo. E alla fine, proprio alla conclusione, quando il diavolo si era scatenato su di lui, che aveva preso la sua famiglia, i suoi cammelli, la sua ricchezza, la sua salute, egli sedeva su un cumulo di cenere. Sembrava che tutto fosse perduto, ma invece disse, io so che il mio Redentore vive e che negli ultimi giorni egli sarà sulla terra. Amen. Alleluia. Quando anche i vermi distruggono il mio corpo, io stesso nella mia carne lo vedrò. Amen. Alleluia, non c'era niente di incerto in quello. Gloria a Dio, era veramente certo. Un giorno Abramo camminava fuori nel campo e sentì Dio dire ad Abramo, ti darò un figlio da tua moglie Sara. E a quel tempo essa aveva 65 anni ed Abramo 75. Essi si prepararono e lui non si vergognò di testimoniare. Amen. Sapeva che avrebbe avuto un figlio. E la Bibbia dice che lui non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità, ma fu pienamente convinto. Ora guardate, alcune volte i critici prendono queste passi e ne fanno un cavallo di battaglia, perché Abramo peccò. Abramo, quando Dio gli disse dovrai avere un figlio, Sara gli disse forse con la mia concubina, e cadde nell'errore. Giobbe
arrivò al punto che imprecò a Dio dicendo: Signore, distruggimi. Ebbe un momento di debolezza. Che qual è? Però nel Nuovo Testamento noi vediamo che tutti questi uomini sono stati tutti elogiati. Perché? Perché il sangue di Cristo, che è stato versato alla croce, ha coperto ogni mancanza. Amen. Ecco perché vediamo nel Nuovo Testamento solo elogi. E così è con noi. Dio vede in noi solo la parte positiva. Amen. E che cosa hanno detto nel Nuovo Testamento? Che loro sono state, per la loro fede, salvate. Non per i loro difetti. Noi siamo salvati per la nostra fede. Le debolezze non hanno niente a che vedere. Amen. Noi possiamo cadere, ricadere, cadere, ma siamo stati e testimoniamo che questo messaggio è vero. Amen. Per la tua fede tu vieni salvato. Alleluia. Capite? Amen. Lui non vacillò la promessa. Lui era pienamente convinto. Disse: Dio è capace di compiere. Se tu pienamente convinto che questo è lo Spirito Santo, amen, che questa è la via, che lui è un guaritore, che lui sta per ritornare, che io stessi ero oggi in eterno, amen. E allora cosa vogliamo, fratello? Amen. Alleluia. Parliamo di un altro, Elia, che stava ritto là sul monte. Amen. Dio gli disse direttamente: va laggiù, levati per Acabe, e dico: così dice il Signore, la rugiada non cadrà dal cielo finché io non lo dirò. Egli non disse: beh, forse aspetta, Signore, vediamo. Ma lui fu pienamente convinto. Lui andò là con il così dice il Signore, andò laggiù e disse: non cadrà pioggia finché, dice, non cadrà pioggia finché non lo dirò io. Amen. E se ne andò. Allora, lui non sapeva come sarebbe accaduto, ma lui sapeva che sarebbe accaduto, perché sapeva che quel suono era certo. Amen. Deve accadere, egli ne è sicuramente convinto. Amen. Così come quando ci fu quella famosa sfida con i 400 profeti. Amen. Cosa è successo, no? Lui andò là in questa sfida, chiamò questi profeti di Baal e disse: facciamo una sfida, dice, prendiamo ognuno il nostro sacrificio e vediamo a chi risponde. A chi risponde Dio, vuol dire che quella è la vera fede, no? Lo dico così, in modo semplice. Allora sì, ognuno prendò un sacrificio. Allora che succede? Che lui disse: cominciate a pregare il vostro Dio che fuoco scende dal cielo e consume questo sacrificio. Allora fecero un altare, misero la legna, tutto a posto, tagliarono il sacrificio a pezzi, lo misero là sopra e cominciarono a pregare queste qua, no? Pregavano, non succedeva nulla. Si fece mezzogiorno e allora dice Elia: pregate più forte, magari il vostro Dio sta dormendo, così. E allora cominciarono anche a farsi delle intagliature addosso. Ancora cose che oggi la Chiesa Cattolica fa, la famosa Corpus Domus, no? Che si flagellano e si fanno uscire, sì, e si fanno uscire sangue. Ecco perché la Chiesa Cattolica la chiama in Ezechiele, dice, la prostituta che ha allargato le gambe a ogni passante. Perché in tutto il sistema cattolico c'è tutta la religione di tutti gli altri paesi. Hanno preso dai monaci buddisti, hanno preso il rosario, da quell'altra cosa hanno preso un'altra usanza, hanno tutte le usanze di tutte le cose idolatre, capite? E allora che succede? Non successe nulla fino alla sera, fino al tramonto arrivarono, fino all'offerta della sera. E allora lì che cosa disse? Dice: va bene, ora dice, mettetevi da parte. Allora lui che fece? Prese 12 pietre, no? Che sono il simbolo di che cosa? Le 12 apostoli per noi oggi, ma per loro erano le 12 tribù. E fece un altare. Perché? Perché la scrittura dice che la nostra fede è fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi lui fece un altare con quelle 12 pietre. Ecco, Elia venne a restaurare l'altare. Il fratello è venuto con le seconde Elia per restaurare l'altare. Amen. Tutte le dottrine apostoliche. Allora disse, e c'è una cosa che io non avevo letto mai. Praticamente fece questo altare, ci mise le legne sopra, mise il sacrificio di sopra e fece un fosso attorno al sacrificio, no? Allora dice, prese 4 brocche e disse, riempitele di acqua e buttatele sul sacrificio e bagnate pure la legna. Perciò il fuoco lo doveva accendere Dio, era già al tramonto. Già era qualcosa di difficile che una legna poteva accedere. Lui fece bagnare pure la legna perché sarebbe stata un'opera soprannaturale. Amen.
Cioè già era altra monda, a mezzogiorno magari con il fuoco a picco poteva succedere un'autocombustione, allora si poteva accendere il sacrificio, lui dice no, siamo al tramonto, sul far della sera, accendete questo, mettete tutto questo, prendete queste brocche di acqua, e sono quattro, e queste quattro brocche di acqua venivano, bagnavano sia il sacrificio che la legna. Cadendo l'acqua che cosa faceva? Riempiva il fosso. No? Ora che cosa sono queste quattro brocche? I quattro Vangeli, amen, che buttano la testimonianza su che cosa? Sul sacrificio che è Gesù Cristo. Allora, le brocche cadono su questo sacrificio, l'acqua che scola, cosa fa? Va a riempire tutto il fosso, perché la scrittura dice che la conoscenza di Gesù Cristo sarà per tutta la terra, perché tutto è concentrato su Gesù Cristo, amen. E fu fatta tre volte, perché in Cristo Gesù si è manifestata tutta la deità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tre volte gli disse: prendete queste brocche, tre volte fu buttata l'acqua su, perché in lui abitava corporalmente tutta la deità. Tre testimoni in cielo, il Padre, la parola e lo Spirito, e tre testimoni sulla terra, e quelle tre sono concorde. Dov'era l'acqua, sangue e lo Spirito? Dov'era nel corpo di Gesù Cristo? Amen. Alleluia. Capite? Allora cosa succede, fratelli? La scrittura in questo passo, io ho messo qua, la Bibbia, dice così, il Signore dice, scusate un attimo perché lo voglio leggere, perché è proprio, l'avevo segnato qua, quindi, primo re, vediamo se lo lasciate il segno, Primo re 18, Primo re 18. Perché è bello questo, quindi. E allora, l'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì di acqua anche il fosso. Allora, nell'ora in cui si offriva l'oblazione, era nel far della sera, il profeta Elia si avvicinò e disse: O eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei il Dio di Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose al tuo comando, alla tua parola, no? Perché lui, perché fece quello? Perché lui lo vide in visione, perché lui aveva il così, dice il Signore, perché lui fece ogni cosa secondo ciò che lui già aveva visto, come con il profeta, che aveva questo dono di discernimento. Amen. Rispondimi, Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. E che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Qual è il messaggero di Malachia 4, il messaggio? Ecco, dice, io mando il profeta Elia affinché possa ricondurre di nuovo la fede ai padri. Amen. Alleluia. Allora cadde il fuoco dal cielo e consumò l'olocausto, consumò la legna, consumò le pietre, consumò la polvere, e qua dice una cosa che è errata, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Invece non la prosciugò l'acqua. La scrittura dice, e lambì l'acqua. Lambire, sapete cosa vuol dire? Sfiorare. L'unica cosa che rimase fu l'acqua, perché come dice il profeta, cielo e terra passeranno, il sacrificio un giorno darà, come dice Paolo, un giorno Gesù darà di nuovo il suo cosa al Padre, no? E così le cose del cielo e le cose della terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Ecco, e qui noi vediamo quello che il profeta ha sempre ribadito, che tutto passa, fratello, ma la testimonianza di Dio, della parola, non passerà, perché la parola è Dio. Amen. Alleluia. Quindi, amen. Così è in questo modo che sentiamo. Io non so com'ero. Ah, scusate. Stasera questo è il nostro Dio, dice il profeta. Egli lo farà. Noi egli lo farà, ma egli già l'ha fatto. Questo dice il nostro Dio. Amen. Non lui lo farà o potrebbe, ma lui già l'ha fatto. Amen. Ed egli affidò il suo spirito a tutti gli uomini e affidò le sue benedizioni, ascese in alto e diede dono agli uomini. Qualcuno lo riceverà, qualcuno lo respingerà. Non è affar mio cosa avviene, dice fratelli. Dio disse che sarebbe stato così e così è.
Il giorno della Pentecoste lui disse: ravvedetevi e ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Come avverrà? Dice: non lo so. La promessa è per i vostri figli, per quelle che sono lontane, per quando il Signore ne chiamerà. Ora non te lo saprei spiegare, dice fratello. La tromba è stata fatta suonare e io lo credo. Amen. Ho obbedito e l'ho ricevuto, dice fratello Branham. Amen. Ora per una volta potete distogliermi da questo, dice. Non sono perfetto, dice il profeta. Lui dice allo Spirito Santo, ma dice pure che egli non è perfetto. Amen. Noi abbiamo solo una capara. Amen. Un sigillo. Alleluia. Dice, come quella sera, quella vecchia sorella di colore disse: anziano, posso dare una testimonianza? Sì, signora, gli disse. Voglio dirvi una cosa, non sono quello che voglio essere. E aggiunse, non sono come dovevo essere, ma c'è una cosa che so, non sono come era prima. Amen. Una cosa possiamo dire, non siamo quelle che eravamo prima. Non siamo come dovremmo essere, ma non siamo quelle che eravamo prima. Amen. Alleluia. Amen. Così è in questo modo che sentiamo. Io non sono come ero, perché stasera sono salvato per la grazia di Dio e ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo su un mandato. Amen. Esso è stato sparso il giorno di Pentecoste, la promessa è data e l'ho ricevuta. Amen. Niente di incerto. Ho sentito il suono, gli ho obbedito e sono certo che è così. Amen. Sono certo che è così. Possiamo dire questo di noi? Amen. Siamo sicuri, fratello, siamo in una botte di ferro. Lui ci ha chiamati, e se lui ci ha chiamati, ci ha giustificati, ci ha salvati, dice la scrittura, e compierà il suo piano fino alla fine. Amen. Io lo credo. Siamo qua e testimoniamo questo. Amen. Davanti a noi stessi, davanti al Signore. Amen. Che noi siamo salvati per grazia e non per opere. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Amen. Ci vogliamo alzare. Alleluia. Amen. Alleluia. Grazie Padre ancora per questo momento, Signore, possa benedire questa chiesa, questi fratelli, Signore Dio, ancora rincuorarli nel loro cuore, ancora per queste ragazze, Padre, per la moglie di Cipriano che è all'ospedale, Signore Dio, amen. Benedicela, Signore Dio, amen. Guariscela tu, Signore Gesù, amen. Alleluia, Padre, tu hai dato la medicina, Padre, ma chi cura, Signore Dio, e chi guarisce sei tu, Padre. Alleluia, Signore Dio, amen. E noi crediamo in quello che il profeta ha detto, in questo suono, che è certo che è la parola di Dio. Noi non crediamo agli uomini, Padre, ma noi vogliamo credere solo a te, Signore Dio, amen. E a questo profeta che tu hai inviato, Padre, dove tu hai dato il comando e la tromba è squillata, Padre, per prepararci a questo grande incontro che tra poco ci sarà nel cielo, Padre. Amen. Io lo credo come lo credono questi miei cari fratelli, come ancora coloro che ti ascoltano, Padre, possa tu benedirli, Signore Dio, amen, in tutta questa settimana, e metti in cuore nostro ancora, Padre, di essere qua zelanti, Padre, di non perdere mai la speranza, Signore Dio. Amen, Signore Gesù. Grazie, Padre. Ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto. Alleluia. Amen. Dio ci benedica. Amen. Alleluia.